è già passato nelle nostre edicole, ma ovviamente per chi fosse curioso di approfondire ancora ulteriormente l'argomento lo può trovare sicuramente sul sito internet della rivista Star Bene e così anche sui social perché viene ovviamente rilanciato. Allora io ringrazio ancora Alessandro Pelizzari per essere stato con noi questa sera. Ben Grazie a voi, alla prossima. ritrovati ancora insieme negli studi di Una Mira al Giorno, pronti per concludere questa nostra serata. Lo facciamo con un argomento molto delicato, il congedo mestruale. È stato già approvato come legge dello Stato in Spagna, ovvero le donne che soffrono di dismenorrea possono ottenere dei giorni di permesso dalla scuola o dal lavoro senza avere problemi proprio perché affette da questa patologia. In Italia società scientifiche, ma anche associazioni di pazienti sono al lavoro affinché possa diventare il congedo mestruale una vera e propria legge. È stato concesso in alcune scuole d'Italia, ci sono due esempi, uno a Ravenna e un altro nella capitale, ma sono appunto casi isolati che non risolvono il problema. Proprio per capire quanto questa patologia sia diffusa in Italia tra le nostre giovani donne, la Società Italiana di Medicina dell'Adolescenza ha lanciato un test online per fare il punto della situazione. Allora, per parlare di questo argomento ci colleghiamo con due ospiti. Il professore Giovanni Farello, che è vicepresidente della SIMA, la Società Italiana appunto di Medicina dell'Adolescenza. Benvenuto, professor Farello. Salve. E poi abbiamo in collegamento anche il dottor Carlo Alfaro, membro della SIMA, pediatra. Benvenuto, dottor Alfaro. Salve, grazie. Allora, io vorrei sapere dal professor Farello dove nasce questa idea di lanciare un test online fruibile da tutte le giovani donne che vogliano partecipare per capire, per fare un po' il punto su quanto sia diffusa la dismenorrea in Italia. Dalla, da quello che è avvenuto in altri paesi europei, in altre nazioni, relativamente alla possibilità del congedo mestruale, e ci siamo accorti che in realtà dei dati di tipo epidemiologico importanti e diciamo ed evidenti non sono presenti. Quindi diciamo che non è possibile ad oggi fare una differenza tra quello che è il ciclo tutto sommato fisiologico normale e quello che invece è una condizione di dismenorrea. Ed è una problematica che nell'ambito degli anni dell'adolescenza è ancora più importante, perché l'adolescente è un soggetto che ha il suo asse endocrino in maturazione. Non solo, ma altri dati scientifici mettono in evidenza come dei disturbi del ciclo mestruale possono essere il primo segno di patologie, della donna nell'età successiva. Quindi, alla luce di tutto questo, si è, deciso di svolgere questo questionario online che avrà la finalità di mettere in evidenza e di dare proprio l'incidenza di quelli che sono i disturbi del ciclo mestruale, i disturbi patologici del ciclo mestruale. Questa è la nostra iniziativa. Chiedo a lei, quando è che un disturbo del ciclo mestruale può essere definito patologico? Perché giustamente il professor Farello faceva una distinzione tra dolori che possono essere, tra virgolette, normali, sopportabili, contenuti, invece dolori che sono importanti e che impediscono di avere una buona qualità della vita nei giorni del ciclo mestruale, anche spesso in quelli precedenti. Ecco, come facciamo a distinguere quando effettivamente siamo di fronte a dismenorrea, quindi a patologia? Sì. Certo, la parola dismenorrea è una parola abbastanza generica, un termine ombrello che comprende sia le forme idiopatiche, quelle che non hanno una base fisica, organica, e sono legate a una disfunzione che è comune soprattutto nelle giovani donne, quindi nelle adolescenti. In genere 6-12 mesi esordisce, 6-12 mesi dopo l'inizio del ciclo mestruale, dopo la prima mestruazione, dopo il menarca, ed è dovuto a un eccesso, in particolare un eccesso di secrezione da parte dell'utero di alcuni mediatori infiammatori, le prostaglandine, che creano quindi uno stato di infiammazione e sono responsabili
responsabili di questi sintomi fisici, sia a livello del dolore pelvico irradiato a volte anche verso la schiena o verso le cosce, ma anche di sintomi di tipo generale di natura infiammatoria che possono essere anche di natura neurologica, come per esempio mal di testa, insonnia, disturbi dell'umore o di tipo neurovegetativo, come disturbi gastrointestinali. Sudorazione, vampate, malessere generale. Quindi è una situazione che è parafisiologica, un'accentuazione di un fenomeno fisiologico che è un malessere collegato all'infiammazione determinato dal ciclo mestruale che per immaturità del sistema delle giovani donne, per alcuni anni dopo l'inizio del ciclo, può manifestarsi con una sintomatologia dolorosa. E questo è il 90% dei casi in cui comunque non va sottovalutato perché comunque rappresenta un disagio, un dolore, un impedimento anche allo svolgimento della normale vita di relazione, della scuola, dello studio, dell'attività sportiva. Però poi c'è un 10% di casi in cui questi sintomi possono nascondere invece una patologia seria come l'endometriosi, che è un'infiammazione che può insorgere già durante l'adolescenza e che è invalidante anche può compromettere la fertilità futura, quindi è importante riconoscerla precocemente, o come la presenza di adenomiomi o di fibromi uterini o condizioni più rare come malformazioni della sfera genitale. Quindi non va mai sottovalutato né da un punto di vista dell'impatto che può avere sulla qualità della vita della ragazza, in quel 90% dei casi in cui è una forma primaria e quindi non nasconde una patologia, ma comunque va riconosciuta, va trattata e va sostenuta, sia in quel 10% dei casi in cui invece una diagnosi precoce può essere estremamente importante per l'identificazione di un problema che possiamo andare a cercare di correggere. E qual è il discriminante, come diceva lei giustamente, tra le due forme, tra le forme idiopatiche e quelle secondarie, la presenza di segni di allarme, per esempio la presenza di febbre, la presenza di un dolore intenso che non recede con i comuni antinfiammatori, con i FANS che si usano abitualmente per il dolore mestruale, o di un dolore che insorge nel pieno della notte, o che ho una colica così forte da richiedere l'accesso in ospedale perché è un dolore che non si calma, o la presenza di una forte compromissione dello stato generale. Un quadro tipo addome acute, tipo una peritonite, beh, tutti questi segni fanno capire che si è in presenza di una forma organica e quindi un campanello di codice rosso perché richiede valutazione ecografica e ginecologica. Professor Farello, una volta raccolti questi dati, qual è la vostra finalità come SIMA, come Società Italiana di Medicina dell'Adolescenza? Vorrete usare questi dati per fare cosa? Per proporre eventualmente una legge anche a livello italiano, così come è accaduto in Spagna, o avete anche altri obiettivi? Sì, sicuramente diciamo, l'esito del questionario consentirà di avere una documentazione che in un certo qual modo avvallerà quella che è la richiesta di quello che è il congedo mestruale, ma soprattutto si colloca in un ambito di prevenzione che al momento attuale non viene fatto. Da qualche dato preliminare che abbiamo, in realtà ci si rende conto come la stragrande maggioranza degli adolescenti non è sufficientemente preparata, non conosce in modo sufficientemente preciso quello che è il ciclo mestruale, quelli che sono i segni di allarme, quelli che possono essere delle azioni appunto di prevenzione nei confronti di disturbi successivi. Peraltro va fatta anche una considerazione, che è quella che più si va avanti, più si aggiungono delle condizioni che in un certo qual modo favoriscono i disturbi del ciclo mestruale. Faccio l'esempio dell'obesità. Sappiamo tutti che è una patologia in reale aumento e ci sono delle influenze assolutamente importanti. Quindi si svolgeranno, ecco, due azioni, quella di sensibilizzazione della situazione, quella della diffusione delle conoscenze, quella del creare le condizioni per trovare dei centri, per trovare dei centri dove gli adolescenti possono rivolgersi e quindi fare insieme formazione e prevenzione di quelle che sono tutte le patologie della sfera del ciclo mestruale. Dottor Alfaro, crede che ci sia effettivamente un luogo comune
che la donna debba, tra virgolette, provare dolore e per cui si sottovaluta anche questo problema. Questa è una bellissima domanda perché investe un po' tutto il discorso della medicina di genere. Per anni, per decenni, per troppo tempo, la donna è sempre stata un po' sottovalutata come paziente perché tutte le ricerche sono sempre state fatte nel settore maschile, sono sempre stati preferiti come oggetti di studio, come soggetti di studio nelle statistiche, nelle ricerche mediche, le persone di sesso maschile, oppure non è stata fatta un'anagrafica che differenziasse il genere delle persone che venivano esaminate. E questo ha fatto sì che molte malattie femminili finiscano per essere sottovalutate. Pensiamo per esempio alle malattie cardiovascolari, dove tutta la sintomatologia che gli studenti di medicina imparano, per esempio sulla sindrome coronarica, sull'infarto, riguarda la presentazione nel genere maschile e non in quella femminile. E quindi anche il dolore mestruale rientra nel fatto che nella cultura generale e anche nella cultura medica purtroppo si pensa che la donna debba essere predisposta a soffrire, la donna deve affrontare i dolori del parto e deve, quindi il suo dolore, la sua sensibilità al dolore viene considerata poco importante e quindi c'è poca consapevolezza sul fatto che il dolore mestruale possa essere qualcosa di estremamente invalidante e che meriti di essere trattato con farmaci, come se fosse sempre dato per scontato che la donna deve essere capace di sopportare il dolore, che il dolore non è insopportabile, non è qualcosa che si deve continuare a fare lo stesso. E voi donne in questo siete sempre maestre nel sopportare stoicamente, nell'andare avanti, nonostante le grandi difficoltà e il grande peso che vi viene sempre caricato. Quindi anche in questo senso il nostro lavoro vuole spezzare una lancia a favore della sofferenza femminile, dire il dolore va riconosciuto e va supportato. Quindi chiediamo il congedo per non avere assenze supplementari quando c'è una motivazione seria di salute riguardo a questo, e così anche per il diritto alla terapia farmacologica, che può essere una terapia con gli antinfiammatori non steroidei, come dicevo prima, ma anche una terapia ormonale nei casi più importanti, laddove si identifichi una disfunzione nell'equilibrio o costellazione di ormoni che garantiscono la norma funzionalità dei cicli, e per esempio i cicli anovulatori sono quelli che molte volte sono la causa dei fenomeni dismenorroici. Riconoscere la causa significa anche aiutare queste ragazze a non soffrire. E diciamo che questo test lanciato online dall'ASIMA potrebbe essere anche un punto di partenza per prendere consapevolezza della propria situazione per tutte le giovani donne. Quindi, professor Farello, per chiunque voglia partecipare, come deve fare? Già da qualche settimana online il test, ma che cosa consiste sostanzialmente? Noi abbiamo messo a disposizione un link con grosso modo il razionale del questionario. Quindi è sufficiente digitare su qualsiasi motore di ricerca questionario sui disturbi del ciclo mestruale per essere indirizzati a quello che è il questionario, diciamo a quello che è il link del questionario. È un questionario anonimo, è un questionario validato da un punto di vista scientifico. Il tempo per la compilazione non va oltre quelli che sono i 10, voglio dire 15 minuti, e quindi è assolutamente semplice. È chiaro che avendo la necessità per la validazione di un numero importante di soggetti, ci rivolgiamo appunto a tutti quelli che sono gli organi di stampa per poter diffondere questa iniziativa. Quindi la diciamo, semplicità nel compilare il questionario attraverso la richiesta sul qualsiasi motore di ricerca, questionario, disturbi del ciclo mestruale, sui disturbi del ciclo mestruale, si viene automaticamente indirizzati alla pagina del questionario. Insomma, tra i vari mezzi di informazione speriamo di contribuire anche noi a diffondere una maggiore consapevolezza e quindi a indurre le giovani donne a compilare questo test perché davvero ci Esattamente. vogliono poco meno di 10 minuti. Dottor Alfaro, questo test avrà l'obiettivo di fotografare un po' lo stato dell'arte attuale rispetto alla dismenorrea, quindi capire qual è la percezione che hanno le giovani donne rispetto a questa patologia e anche quanto è diffusa.
Al di là di quelli che saranno i risultati, da parte vostra c'è qualche aspettativa? So che non sono stati mai fatti degli studi di questo tipo che possano delineare lo stato dell'arte attuale, però un'idea come pediatra ce l'avrà sull'argomento. Crede che la dismenorrea sia diffusa più di quanto magari si immagini? Sì, effettivamente cerchiamo dei dati italiani, perché i dati che abbiamo dall'estero hanno un'incidenza che può andare dal 20 al 90% delle giovani donne, soprattutto delle donne prima di avere la gravidanza, perché la sintomatologia tende poi a diminuire con l'avanzare dell'età e anche e soprattutto dopo l'inizio di una vita sessuale e dopo l'inizio della gravidanza, dopo aver avuto una prima gravidanza. Quindi è un problema che interessa particolarmente gli adolescenti, ma i criteri di inclusione sono stati differenti nelle varie casistiche, quindi abbiamo delle percentuali dai dati della letteratura molto variabili. Dei dati anche molto interessanti sono quelli dell'impatto che questi sintomi poi hanno di relazione, perché parliamo fino al 50% delle donne che ne soffrono, che lamentano comunque nelle casistiche internazionali una limitazione di quelle che sono le loro attività quotidiane, come frequentare la scuola, andare al lavoro o incontrarsi con i propri amici, avere la propria normale vita di relazione. È molto importante anche sentire in Italia l'impatto che questa fenomenologia ha sulle nostre ragazze per poterle. Il dottor Alfaro ha fatto cenno ad alcune delle conseguenze o ad alcune delle patologie che possono celarsi dietro la dismenorrea. Allora volevo chiedere al professor Farello se appunto soffrire in adolescenza, nei primi anni in cui si manifesta il ciclo mestruale di dismenorrea, può essere un segnale d'allarme, un campanello d'allarme per altre patologie e disfunzioni più importanti che poi si potranno manifestare nell'età adulta e quindi per questo è importante che la giovane donna, la ragazzina direi in questo caso, sia ben controllata dagli specialisti. Assolutamente, assolutamente sì. Qualche esempio. Quando si parla di ritmicità del ciclo, è evidente che nelle condizioni in cui c'è un ciclo particolarmente lungo, in un certo qual modo mette in evidenza una condizione di alterazioni di tipo endocrino che nelle età successive possono anche condizionare quella che è la fertilità stessa. Molto più, sempre più frequentemente troviamo condizioni di iperandrogenismo, che sono condizioni che in un certo qual modo si mettono in evidenza con appunto dei disturbi del ciclo mestruale, con amenorree. Queste chiaramente interferiranno su quello che poi sarà la funzionalità riproduttiva della donna. Quello che voglio aggiungere è che la consapevolezza da parte delle ragazze e la conoscenza di quelli che sono i meccanismi endocrini che regolano il ciclo sono assolutamente poco conosciuti. Non solo, ma mi preme sottolineare come l'età dell'adolescenza sia un'età assolutamente peculiare, nel senso che non c'è il medico per l'adolescente, o molto raramente l'adolescente ha la confidenza di parlare con il suo medico, il suo pediatra, diciamo, per avere delle delucidazioni e dei chiarimenti. Quindi rimane un po' l'informazione solo a livello della rete, a livello, ecco, di quello che gli viene trasmesso dai genitori, quello che eventualmente chiede al farmacista, come risolvere il problema, eccetera. E tutto questo chiaramente non fa sì che ci sia la possibilità di fare delle diagnosi precoci di alcuni disturbi. Ecco quindi l'importanza di capire da un punto di vista di incidenza quella che è la situazione, non soltanto da un punto di vista prettamente medico, ma come diceva il collega, anche da un punto di vista, tra virgolette, di qualità della vita. C'è un interessantissimo studio fatto sulla base dei cosiddetti big data. Quindi, voglio dire, uno studio che ha coinvolto milioni di ragazze, eccetera, in cui è stato messo in evidenza come il momento del ciclo
rappresenta un momento in cui c'è un aumento della cosiddetta tristezza, come a dire che non è soltanto un problema prettamente medico, ma anche un problema di qualità della vita. Quindi la finalità, come ripeto, è quella di differenziare quelle che sono condizioni tutto sommato fisiologico o parafisiologiche da quelle che invece sono delle condizioni che poi possono portare a delle condizioni vere e proprie patologiche, interferendo su quella che è poi la vita fertile, la fertilità e la vita sessuale. Dottor Alfaro, le volevo chiedere se ci sono dei fattori di rischio che possono predisporre alla dismenorrea e se tra questi in particolare c'è la familiarità, cioè se una mamma che ha sofferto di dismenorrea deve fare maggiore attenzione alla sua figlia. Assolutamente sì, l'avere una mamma che ne soffre o che ne abbia sofferto è un fattore di rischio, così come un fattore di rischio è l'esordio precoce. Bambine che prima degli 11 anni diventano signorine, come si dice nel parlare comune, rischio di soffrire di dismenorrea, così come rischio le ragazze che hanno dei cicli molto abbondanti o molto prolungati, o le ragazze che fumano tabacco, anche che hanno l'abitudine della sigaretta. Anche questa abitudine varia è uno stile di vita che, oltre ad avere un impatto negativo su tanti determinanti di salute, si associa anche più facilmente alla dismenorrea per quel discorso dellinfiammazione che facevo prima. Quel fumo è un potente pro-infiammatorio, così come una dieta sbagliata, alimentari scorrette, l'uso di cibi pro-infiammatori, quindi di una discosta dai criteri della dieta mediterranea, cibi ad alto contenuto calorico, iperpalatabili, quindi ricchi di grassi carboidrati semplici, può essere un altro fattore favorente l'infiammazione e quindi favorente tutti i tipi di dolori, compresi i dolori estruali. E quindi è importante anche un'indicazione sullo stile di vita generale per tutti, per preservare la propria salute, compresa anche la propria salute sessuale, la propria fertilità e il proprio benessere fisico. Professor Farello, una volta che si è giunti a diagnosi, quindi che una giovane donna sia consapevole della sua patologia, ci sono delle soluzioni farmacologiche? Come si interviene per diminuire il dolore? Intendo dire, si interviene nel momento in cui il dolore si presenta oppure si può agire in prevenzione evitando proprio che questo compaia? Ma assolutamente sì, anche qui si tratta di differenziare quelle che sono delle condizioni parafisiologiche da quelle diciamo, francamente patologiche, eccetera. Faccio qua, diciamo, dal di là di quella che è la terapia prettamente con antinfiammatori o, voglio dire, antidolorifici, che molto spesso viene autoprescritta dalla ragazza, non, o attraverso la farmacia o attraverso informazioni delle. Ci sono delle, diciamo, si comincia a parlare anche a delle, nei casi chiaramente, lo ripeto, nei casi patologici o nei casi importanti, a trattamenti ormonali, quindi la cosiddetta pillola, anche per periodi di 3 mesi, quindi una sorta di terapia continuativa. È chiaro che questo comporta un miglioramento della qualità della vita in modo molto importante, posto che si dedichi questo tipo di terapia a quelle che sono delle condizioni che lo richiedano. Quindi sicuramente l'attenzione dell'adolescentologo, del ginecologo, diciamo, dedicato all'adolescente è di particolare importanza per differenziare queste situazioni. Allora, invitiamo ancora una volta tutte le giovani donne che ci stanno guardando in questo momento da casa, magari facendo anche un po' il passaparola, a compilare questo testo online così da contribuire ad una ricerca che possa portare a nuove evidenze scientifiche e anche a delle agevolazioni, come abbiamo detto, una legge nazionale sul congedo mestruale. Allora ringrazio i nostri ospiti di questa sera, ringrazio il professor Farello. Grazie, grazie a voi. Ringrazio anche il dottor Alfaro. Grazie. Ringrazio anche i nostri telespettatori per averci